Poracci, bentornati o benvenuti sul TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi a non costare 800 mazzettate sui denti. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima dove faremo il punto della situazione sul reveal di PlayStation 5 Pro e su tutti i rumor che vorrebbero Nintendo pronta proprio questa settimana a presentare nuovi hardware che non saranno però Nintendo Switch 2. Insomma, dobbiamo discutere di tantissime cose. Prima di tutto però ci tengo a ringraziare lo sponsor di questo video, Otoji Retro Games, e vi ricordo che se contenuti del genere vi piacciono, dovete fare tre semplicissime cose: supportatemi, ma soprattutto datemi i soldi. Bene, io ho detto tutto, iniziamo! In una puntata dove si parla di console dal costo di 800 euro, mi sembra fuori luogo aprire con l'angolo della poracciata, quindi partiamo così. Vi ricordo che questo weekend, sabato 14 e domenica 15, sarò al Game Vintage Market di Roma, una fiera dedicata al retro gaming e al collezionismo che è diventata uno degli appuntamenti che aspetto con più hype in assoluto. Mi troverete in giro per gli stand in cerca di pezzi da aggiungere alla mia collezione sia sabato che domenica, dal primo pomeriggio fino a oltranza. Mi raccomando, passate a fare un saluto. Appena finirete di guardare questo video, vi consiglio di recuperare un mini documentario stra-interessante di cui vi lascio il link in descrizione. Praticamente, partendo dall'analisi di alcuni documenti emersi dal GigaLeak del 2020, si è riusciti a ricostruire una parte della storia di Nintendo che fino a questo momento era sconosciuta al pubblico. Internamente, infatti, a metà tra l'uscita di Wii U e Switch, la grande N lavorò per diversi anni a un prototipo di una console dal nome in codice Indie, che sarebbe stata un successore diretto del 3DS, quindi a due schermi, ma che avrebbe incorporato alcune feature di Wii U tramite la possibilità di streamare l'output video a uno schermo esterno. Insomma, si tratta di un prototipo che girava attorno al concetto di console ibrida. Infatti poi col passare degli anni il progetto si sarebbe evoluto nella Nintendo Switch che conosciamo. Non entro troppo nei dettagli perché questa ricostruzione storica è piena di chicche assurde. Mi raccomando, recuperatevela. Anzi, sapete che vi dico, quasi quasi ce la guardiamo domani insieme in live. Che ne dite? In un periodo storico dove i leaker cadono come foglie d'autunno, c'è chi non vuole mollare la presa. Ed ecco quindi che a pochi mesi dallo scandalo Midori, il fake leaker giapponese torna senza alcun alter ego per condividere con il pubblico due progetti in sviluppo internamente a Sega. Non posso mostrarvi le immagini condivise dall'account su Twitter, che tra l'altro è già stato chiuso, ma si tratta del gameplay del reboot di Crazy Taxi e di Shinobi. Mentre il primo è in una fase ancora molto primitiva dello sviluppo, ma si intravede un buon potenziale, Shinobi sembra già un prodotto con una direzione artistica di tutto rispetto. Si vede che dietro al progetto ci sono gli autori di Streets of Rage 4 e vi dirò, questo reboot promette molto bene. Non vi lascio i link, ma insomma, si trovano con molta facilità. Se siamo capiti. Fermi tutti, prima di andare avanti vi devo parlare dello sponsor di questo video, Otoji Retro Games. Tutti sapete quanto io sia un malato di retro gaming e un collezionista incallito. Per questo non può esserci uno sponsor migliore per questo canale di Otoji Retro Games, il mio sito di riferimento quando vado a caccia di retro gaming. Sul catalogo di Otoji, che si aggiorna ogni settimana, potrete trovare di tutto, giochi provenienti da ogni epoca e console, dai pezzi più ricercati fino ai titoli più comuni a cui magari siete affezionatissimi. Ma la cosa più importante è che Domenico di Otoji sa il fatto suo, è un grandissimo appassionato, sa cosa cercano i collezionisti e mette la massima cura in ogni spedizione. Sono queste le cose che per me fanno la differenza. Poi, se volete liberarvi di qualcosa, Otoji offre anche un servizio di ritiro dell'usato con proposte d'acquisto senza impegno. In descrizione trovate il link al sito, mi raccomando, guardatelo un po' e poi fatemi sapere cosa ne pensate. Grazie ancora a Otoji Retro Games per sponsorizzare questo video e andiamo avanti. Ma bene, passiamo alle notizie del giorno. Il reveal di PlayStation 5 Pro non è andato esattamente come mi sarei aspettato. Si è trattato infatti della presentazione di una revisione mid-gen che apporta sì dei cambiamenti interessanti, ma che non sono così incisivi e soprattutto se guardiamo al prezzo a cui verrà proposta. I tre miglioramenti principali di PS5 Pro consistono in una GPU migliorata, nell'utilizzo del ray tracing avanzato e nel supporto a una tecnologia di upscaling tramite intelligenza artificiale chiamata PSSR, che fa tanto ridere gli inglesi se letta come pisser. Vi lascio indovinare il perché. L'obiettivo principale di questo hardware è quello di eliminare i compromessi a cui questa generazione di console ci ha abituato e permettere agli utenti di sperimentare i giochi next gen con la fluidità della modalità prestazioni, scelta da tre quarti dei gamer, senza rinunciare alle migliorie grafiche dell'opzione qualità, che di per sé è un concetto abbastanza tecnico e di poco impatto, che è molto difficile da spiegare al pubblico meno attento, soprattutto se la presentazione avviene in questi termini.
9 minuti di confronti a partire da una qualità video stracompressa di YouTube, dove era proprio difficile in alcuni frangenti capire quali fossero i reali miglioramenti della versione Pro. L'aver poi fatto affidamento solo su titoli cross-gen o graficamente già soddisfacenti per gran parte del pubblico ha mitigato di netto l'effetto meraviglia che si è riproposto solo negativamente con l'annuncio del prezzo. 800 euro per il mercato europeo sono una follia e basta guardare la reaction di qualsiasi streamer per rendersi conto di quanto sia stata una scelta fuori dalla realtà che non può soddisfare il pubblico, e anche i fedelissimi PlayStation fanno difficoltà a giustificare un hardware del genere. La verità è che questa Pro è la revisione 1.5 di una console di cui in tanti ancora faticano a capire il senso, per una generazione hardware che a 4 anni dalla commercializzazione ancora non è ingranato. Dislike parlano chiaro, si tratta di un prodotto che non è piaciuto quasi a nessuno, ma siamo sicuri si tratterà di un fallimento? Fermo restando che si tratta di una console pensata per un bacino di utenza molto ristretto e quindi è probabile che andrà sold out, visto che mi immagino inizialmente ne verranno prodotte relativamente poche unità, non so se possiamo parlare di flop già da subito. Da una parte il confronto con PlayStation 4 Pro è impietoso. La revisione mid-gen di PS4 arrivò al prezzo di 400 euro con la versione slim della console che scese a 2,99. Chi voleva effettuare il salto per passare al mondo del 4K, un bonus decisamente più allettante e comprensibile per il grande pubblico, poteva farlo investendo una somma ancora umana, che non si discostava così tanto dalla versione base della console. Pur considerando l'inflazione, i costi di produzione che salgono e via dicendo, 800 euro che diventano tranquillamente 1000 se si sceglie di comprare il lettore ottico, lo stand e un gioco, sono un incremento folle da qualsiasi punto di vista lo si guardi. PS4 Pro ha venduto alla fine circa 14 milioni di unità, tipo Wii U, chiudendo a un rapporto di 1 a 10 con la versione base della console. E pensate che per alcuni analisti PS5 Pro non si discosterà di tanto da questo traguardo. Per Ampere Analysis, PS5 Pro venderà circa 1,3 milioni di unità durante il suo lancio negli ultimi mesi del 2024 e per il 2029 arriverà a un totale di 13 milioni di unità, assestandosi più o meno al livello dei risultati della precedente generazione. Il prezzo sarebbe dettato non solo dall'inflazione, ma anche dall'assenza di competitor diretti in questo upgrade mid-gen, un monopolio che consentirebbe a Sony di tirare la corda senza che questa si spezzi. Cito testualmente: l'assenza di competizione facilita la decisione di Sony di scegliere un prezzo maggiore per proteggere i suoi margini. Per molti utenti potenziali PS5, l'edizione standard rappresenterà la scelta migliore. Io però non sono così convinto che il brand PlayStation sia ancora così forte ed esclusivo da permettere a Sony di uscirsene con proposte del genere. Se da una parte ci saranno sempre i super fomentati che compreranno a prescindere qualsiasi cosa riporti PlayStation scritto sopra, 800 euro per chi vuole giocare a Fortnite, FIFA e Call of Duty sono fuori discussione, e più che un device premium, questa Pro mi è sembrata più una spintarella a rimanere su PS5 base o al massimo prendere in considerazione il mondo PC. Insomma, è un discorso complessissimo che mette in discussione anche la sopravvivenza stessa del mondo console, e vi aspetto nei commenti per sapere cosa ne pensate e poi magari ne parleremo per bene in live. E chiudiamo tornando a parlare di Switch 2, perché sta succedendo un casino. Da una parte abbiamo i believers, che sono ancora straconvinti che Nintendo si stia preparando per svelare la console questo mese, dall'altra arrivano dei leak molto affidabili che sembrano distruggere tutto questo entusiasmo. Andiamo con ordine. Dopo settimane dove si parla di un evento imminente di Nintendo, Bilbil Kun di D-Labs, lo stesso che ha leakato il design di PS5 Pro, dice: fermi tutti. Nintendo in realtà questo mese non svelerà Switch 2, ma un nuovo bundle di Switch OLED. Almeno all'inizio era così, ma secondo le più recenti indiscrezioni provenienti da D-Labs, Nintendo questa settimana annuncerà non uno, ma ben 5 bundle previsti per il mercato europeo per spingere le vendite della console durante gli ultimi mesi dell'anno. Si tratta di bundle che copriranno tutti i modelli di Switch, ovvero Lite, base e OLED, tutti proposti a prezzi tutto sommato in linea con quanto ci si aspetta da Nintendo. Come ha scritto giustamente qualcuno, non aver alzato i prezzi in questa generazione è stato l'equivalente di un taglio di prezzo. Una verità che fa male. Detto questo, di next gen neanche l'ombra. Quindi tutti i leaker hanno preso un abbaglio e quello che pensavano sarebbe stato l'evento dedicato a Switch 2 sarà in realtà la presentazione di queste nuove offerte? In realtà si sono aggiunte altre voci al coro. Secondo Paul Gate e Nate D8, apparentemente
di recente, una pubblicità simil trailer è stata girata per promuovere una certa console next gen. Se questo fosse il caso, aggiunge Gale, mancherebbero da 1 a 6 settimane al reveal, che si presenterebbe quindi proprio come il primo trailer di Switch 1. Ci sono poi anche i podcaster di Un Caffè con Nintendo che affermano che Nintendo avrebbe comunicato ai partner di prepararsi a un grande evento pubblicitario in arrivo. Ci sarebbero poi tante altre informazioni, ma che purtroppo questi podcaster non possono condividere perché altrimenti metterebbero a rischio le loro fonti. Che insomma è un po' l'equivalente del so delle cose incredibili che non ti posso dire, che più o meno non sentivo dalle elementari. Ora capite che di concreto non c'è nulla e al massimo tutte queste speculazioni si possono mettere in relazione al fatto che Nintendo abbia deciso di anticipare ad agosto l'Indie World e il Partner Showcase, una scelta che tra l'altro ha colto di sorpresa anche alcuni studi esterni, a quanto pare. Che il reveal dei nuovi bundle sia imminente, questo lo do per scontato, Bilbilcoon è una fonte straffidabile e i bundle di fine anno sono una mossa tipica di Nintendo, ma secondo me una cosa non esclude l'altra e l'arrivo di nuove offerte per i vari modelli di Switch può coesistere con un eventuale primo rapido sguardo alla console che sarà poi venduta a partire dal prossimo anno. No? 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 Vabbè, comunque, nei prossimi giorni ne vedremo sicuramente delle belle. Voi che ne pensate? E questo però è tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video che arriverà quando arriverà. Voi nel frattempo mi raccomando, fate i bravi, riposatevi dormendo sonni tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Pro Michele Switch, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Patreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione di video qua sul canale e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa... Sono euro australiani. Porca!